Beh, mamma mia, che intanto è bello aprire la nuova stagione del Circolo dei Lettori con un po' di sano soul, ma d'altra parte credo che non ci fosse introduzione migliore, musica migliore per introdurre Roddy Doyle. Roddy Doyle che è un autore di culto, un autore molto conosciuto dal pubblico, ma che pure ha mantenuto questo suo aspetto assolutamente così underground per certi versi. E stasera Antonella Parigi, il nostro direttore, ha studiato una cosa molto particolare, proprio perché giustamente, essendo lui un autore così amato dal pubblico, così d'altronde da un pubblico, vediamo anche dalle primissime file, molto giovane, che quindi fa ben sperare per i prossimi 20 anni del Circolo dei Lettori, insomma, quindi amato da un pubblico assolutamente trasversale e di generazioni diverse, ha inventato questo gioco molto interessante, non di fare una presentazione classica, canonica, ma di raccogliere e moderare in qualche misura le domande dei nostri lettori, le domande dei nostri soci, delle persone che in questi giorni si sono collegati col nostro sito web appunto per fare le domande a Roddy Doyle, che tra poco risponderà. C'è una domanda in particolare che ha vinto un premio, la domanda del nostro amico seduto in prima fila, che ha vinto anche un premio, la cena con Roddy Doyle, che ha già peraltro consumato in qualche minuto fa, quindi gli è pure andato, e la domanda gliela dice poi lui alla fine, e se no colgo l'occasione ancora intanto per ringraziare come sempre il pubblico, affettuoso, numeroso, si vede che il circolo sta bene, gode buona salute. Apriamo questo mese di settembre con un appuntamento così importante, domani avremo un altro ospite internazionale, lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, che è seduto qui con noi in prima fila, e poi quindi domani alle 18, e poi tanti altri appuntamenti, tra cui la presentazione del nuovo quotidiano di Luca Telese Pubblico, Enrico Brizzi con i suoi Boy Scout, ma soprattutto ovviamente l'appuntamento di sempre, di fine settembre, che da 8 anni ormai ci accompagna, ed è quello con Torino Spiritualità, di cui avete sentito parlare nei giorni scorsi. Bene, vi ringrazio, lascio la parola ad Antonella Parigi, il nostro direttore, e vi auguro buona serata. Bene, grazie, buonasera, sono contentissima di inaugurare questo, non so se che anno sia esattamente dell'esistenza del Circolo dei Lettori, sesto, forse settimo, vabbè, comunque, sono contenta appunto che siate così numerosi, come diceva appunto Luca e Beatrice, noi siamo ovviamente dei grandi lettori e amiamo tantissimo i libri, chiacchieriamo come tutti tantissimo dei libri che abbiamo letto, e quindi parlando tra di noi abbiamo detto: ma dobbiamo trovare un modo di presentare i libri che ripeta questo nostro entusiasmo, questa nostra passione. E così stasera facciamo un esperimento, che è quello in cui io in realtà non farò nessuna domanda mia, ma farò solo domande arrivate tramite il pubblico, e poi magari daremo anche la parola in sala. È una prima volta, ma ci piacerebbe ripeterlo, mettendo appunto in palio la prestigiosa cena con l'autore del cuore. E non c'era sicuramente scrittore, ce ne sono anche altri, però insomma Roddy Doyle è sicuramente, come ha detto Luca, uno di quegli scrittori che in qualche modo fondano un fans club. Perché sanno rappresentare dei pezzi della nostra vita, sanno raccontarlo meglio di quanto potremmo raccontarla noi, e io credo che sappiano mischiare appunto anche questa grande capacità di inquadrare dei periodi storici e quindi la contemporaneità che viviamo insieme alle nostre vite private. E poi sicuramente nella narrativa di Roddy Doyle c'è la musica, che è qualcosa che chiunque cresca si porta addosso, e nei libri di Roddy io credo che questo sia uno degli elementi fondamentali. Ricordo solo che appunto Roddy Doyle è qui, noi abbiamo approfittato
perché devo dire che non viene così spesso in Italia, però insomma abbiamo approfittato della sua venuta per l'ultimo libro, Non solo a Natale, edito da Guanda. Chi volesse farsi firmare il libro, alla fine lui si è detto disponibile. Io credo che così tutti voi che siete qui lo conosciate. Io vi ricordo solo due libri che credo siano fondamentali, che vanno messi almeno per me nella biblioteca, quella lì che uno tiene per lo più cartacea, magari alcune cose le legge sull'iPad, ma questi sono libri da tenere cartacei. Vi ricordo appunto Paddy Clark, che vinse il Booker Prize del 93, e poi naturalmente The Commitments, che poi è diventato un film altrettanto famoso di Alan Parker. Benissimo, allora io non detesto quelli che presentano, che parlano 20 minuti togliendo la voce allo scrittore, per cui non farò così e passo naturalmente a leggere la domanda del vincitore Tiziano Colombi. Alzati in piedi, eccolo qui. Allora, prima la sua, quando ha scritto The Commitments, la musica, come scrive nell'incipit del romanzo, si ascoltava attraverso album, LP e singoli. Questi sono gli anni dei video su YouTube e dei file MP3. Riuscirebbe a scrivere oggi una storia che parla di musica? E chi sarebbero i protagonisti? It's a funny question because I'm writing a novel about Jimmy Rabbit, the manager of the Commitments, 25 years later, and he still is involved in music. And when I was writing the Commitments, getting the lyrics of the songs took a long, long time. I had a tape recorder. I'd play a line, play it back, play it again, play it back. James Brown, very hard to hear what he's actually saying. I was living in a very small apartment. My neighbor objected very strongly to what I was doing. He didn't care that there was high art being created in the room next door. He kept pounding on the door. Now, when it's songs that I'm mixing up songs that exist and songs that I'm making up myself, and I go to Google, and the lyrics are there. It's quicker. And I've been working on a script for a musical of the Commitments. And the timing of the songs has to be very exact. And I have all these songs on iTunes, and I can tell I want somebody to start talking 17 seconds into the Supremes, a song by the Supremes. So in many ways it's easier now than it was when I started. But the important thing is my enthusiasm is as exactly as it was 25 years ago. That's the important thing. Thank you. È strano che lei ponga questa domanda, perché sto scrivendo proprio adesso un romanzo che riguarda il manager lo stesso di quello che c'era nei Commitments 25 anni dopo, ed è ancora sempre coinvolto nell'ambito nell'industria musicale. Quando io allora scrivevo i testi delle canzoni, ma com'è che potevo sbobinarle? Avevo un registratore, andavo un po' avanti, poi tornava indietro, ascoltavo. James Brown era molto difficile da capire perché non sempre si capiscono le parole di quello che dice. Vivevo in un piccolo appartamento e il mio vicino di casa era indifferente al fatto che si stesse lì creando l'arte, un'arte di tipo assolutamente superiore, e batteva contro il muro dicendomi di non far tanto rumore. E adesso invece le cose sono molto diverse. Adesso posso mescolare le canzoni, posso scegliere, sto per esempio scrivendo delle canzoni di cui una parte dei testi
testi esistono ed una parte invece li sto inventando. Ma cosa faccio? Vado su Google, scarico i testi ed sono tutti lì. Ed è molto più veloce questa cosa. Sto scrivendo anche il copione per un musical, sempre dai Commitments, e lì ho un problema di tempistica. Per esempio, devo decidere che qualcheduno incominci a parlare 17 secondi dopo che è finito la canzone degli Supremes, ma non è difficile con le nuove tecnologie. Quindi diciamo che adesso la cosa è molto più facile di quanto non fosse quando io ho iniziato, ma la cosa molto importante è che l'entusiasmo che ho è lo stesso che avevo 25 anni fa. Bene, partiamo a... adesso faremo l'appello. Martino Vergnano è in sala? No, non è in sala, ma noi poniamo comunque la sua domanda. Vabbè, quando nel suo libro The Commitments fa dire al protagonista che gli irlandesi sono i neri d'Europa, non teneva conto che anche l'Italia è in Europa? L'Irlanda, povera, affamata, ma ingegnosa e a volte tragicomica, che racconta, mi pare, molto simile a una certa Italia popolare proletaria che conosco da vicino. Ecco, non pensa che il parallelismo fra Italia e Irlanda sia da ricercare nel cattolicesimo che ha permeato entrambe le nostre nazioni nel bene e nel male? Grazie. Is that a question? Ma forse una domanda quella che ma è, non so, mi sembra un tema, però visto che non c'è la, visto che non c'è quello che l'ha fatto in sala, se vuole può non rispondere. I'll have a stab. Aveva solo da venire. Well, this is true. The Catholicism first. I very deliberately left out religion from the book and later books that were set in Ireland in the present day, as it was 25 years ago. Because among urban people, religion wasn't as important as it used to be. A lot of people living in working class estates in Dublin didn't know who the priests were, the priests didn't know who they were. That's not a criticism, it's just a fact. So I left it out. When I wrote the line, "The Irish are the blacks of Europe," I was writing from the point of view of a young man in Dublin. So it would have been wrong if I'd said, the Irish are the blacks of Europe, but let's not forget the Italians. It wouldn't have been a true line. You know, that's the thing about writing a novel. It's not a political statement. If a novel is a political statement, it's a very bad novel. Novels are about people. So I tried to make sure that the lines are spoken by people. So I feel a bit guilty now for leaving Italy out of the commitments. But I suppose if an Italian Roddy Doyle had been writing the commitments in Torino, he'd have left the Irish out. Beh, ci provo a rispondere a quella domanda. Diciamo che io non ho incluso la religione né in quel libro né in altri libri, ho lasciato fuori il cattolicesimo 25 anni fa come ad adesso, ma anche già allora, diciamo che le persone che vivevano in città non davano una grande importanza alla religione. A Dublino, nelle zone operaie per esempio, magari nessuno sapeva quale fosse il nome del prete e viceversa il prete non conosceva i suoi parrocchiani. Non lo dico come critica, lo dico come dato di fatto. Quando io dicevo che gli irlandesi sono i neri d'Europa, lo facevo dire ad un giovane di Dublino e diciamo, mi dispiace moltissimo di aver escluso gli italiani, certo, però non sarebbe stato realistico che questo giovane di Dublino dicesse gli irlandesi sono i neri d'Europa e peraltro lo sono anche gli italiani. Quindi se io lo faccio dire ad un giovane irlandese, lo faccio dire all'interno del romanzo, non come affermazione o come dichiarazione politica, perché io penso che se ci abbiamo una dichiarazione politica
non abbiamo un buon romanzo. Se invece ci fosse stato un Roddy Doyle, scusate, italiano, perché io un pochettino magari mi posso sentire colpevole perché vi ho lasciato fuori da questo romanzo, magari invece avrebbe escluso gli irlandesi e allora il personaggio avrebbe detto gli italiani sono i neri d'Europa e avrebbe omesso gli irlandesi. Ecco, non so se tutti sanno che Roddy Doyle scrive anche libri, una produzione letteraria di scrittura per ragazzi, no? Di cui appunto citiamo il trattamento Ridarelli. E purtroppo adesso abbiamo qui una domanda giunta da una giovane fans di 10 anni, probabilmente obbligata dalla mamma a scrivere la domanda. Che appunto dice: ho letto il libro che si intitola Il trattamento Ridarelli, vorrei fare queste domande. Perché hai scelto il viola come colore dove i Ridarelli non potevano mimetizzarsi? Ma ti piacciono i cracker? Quante volte hai pestato una cacca? Ci vediamo lunedì, forse è una di queste, non vorrei metterle in imbarazzo. Dai. Real questions, real questions. What was the first one? Purple? I just like the sound of purple. In English it's a funny word. And there's no other reason. Sometimes it may seem ridiculous, but the word seven as a number, seven sounds funnier than six or eight. So I've noticed that whenever I want to be funny, not in a ha-ha-ha way, but when I want something to sound humorous, seven just seems to work better. You know? So purple is a funny-sounding word. Red isn't. So purple. That's all. What's the next one? Should I just translate this? Oh, sure, sorry. Okay. Queste finalmente sono delle vere domande. Allora, dividiamo perché il viola. Perché viola, che in inglese si dice purple, in inglese ha un suono, secondo me, buffo. Non c'è nessun altro motivo. È come un po' i numeri. Per esempio, secondo me, seven, sette, è più divertente, più buffo che non six or eight. 6 o 8. Non c'è nessun motivo. Quando io voglio far ridere, ma non voglio dire ridere haha, perché quella è un'altra cosa, ma voglio dire qualche cosa che sia divertente, allora uso parole come seven, purple. Purple è più divertente che non red, rosso. Non c'è nessun altro motivo. Do I like crackers? No. No. Beh, l'altra domanda la lascerei stare. Oh, last week. La settimana scorsa ho pestato una cacca. And it was my own dog, so I felt very. Ed era quella del mio cane, quindi insomma. Beh, dunque qui c'è una domanda di uno che nell'estate ha fatto un po' troppi quiz sulla spiaggia, perché sai quei quiz estivi che hanno appunto le possibilità e così capisci chi sei. Allora, sei sprofondato in una poltrona di velluto sfondata, hai nella mano sinistra una pinta di Guinness e nella destra una lattina di Budweiser già aperta. Ti squilla il cellulare che hai stupidamente messo nella tasca posteriore dei pantaloni. Sai che la chiamata è quella dell'editore del tuo prossimo libro che ti chiede notizie sulla consegna delle bozze. Cosa fai? Bevi la Bud, butti la lattina e contorcendoti estrai il telefono e rispondi senza fare cadere la pinta. Butti la lattina con la Bud, tanto fa schifo, bevi con calma la pinta di Guinness e poi sempre con calma rispondi, bevi Bud Guinness e non rispondi, richiamerà. None of the above. Nessuna delle risposte proposte. I wouldn't drink Budweiser under any circumstances.
I would never drink Guinness on the beach. And I would never drink a pint and then answer the phone. I would answer the phone, you know. So, I wasn't expecting that question. Allora, non bevrei mai una Budweiser, qualunque fosse la situazione. Non berrei mai una Guinness sulla spiaggia. Non berrei mai una pinta per poi rispondere al telefono. Quindi nessuna di quelle che sono state elencate. Non mi aspettavo una domanda così. Bene, allora riportiamo le cose. No, facciamo una divagazione. Nel senso che qui c'è una domanda che potrebbe dare vita a una risposta un po' più profonda. Se, come convinceresti una persona che non conosce affatto il tuo lavoro a comprare un tuo libro? Come potresti creare un percorso? Convincere qualcuno che non ha mai letto. If somebody hasn't read a book, how would you convince them? What route would you take to buy one, convince them to buy one of your books? I actually hate the idea of trying to convince somebody to buy one of my books. If somebody didn't want to buy one of my books, I would think that's perfectly reasonable. I'd leave them alone. Go on to someone else. We're talking about just asking them, we're not talking about marrying them or living with them for the rest of our lives, I presume. So, no, it wouldn't interest me in the least. Somebody said, I haven't read your books, and it happens quite a lot. I don't care. That's the honest answer. I'm not going to twist it any other way. Odio l'idea di mettermi a convincere qualcheduno a comprare un mio libro se non vuole o se non l'ha letto. Lo trovo assolutamente irragionevole il fatto che non abbia comprato i miei libri. E se per esempio mi dicono non ho mai letto un suo libro, cosa che mi dicono abbastanza spesso, lo trovo assolutamente irragionevole, non me ne importa nulla e passo al prossimo. Cioè non è che dobbiamo sposarci con queste persone qua. Io trovo molto ragionevole che non abbiano letto, e se non hanno letto onestamente non me ne importa. Questa è la risposta onesta e non ci giro tanto intorno. Ma io dunque, qui c'è un'altra domanda sulla musica, no? Che mi sembra abbia tanta parte nel suo lavoro, nei suoi libri. Ecco, al di là di appunto la domanda riguarda quali generi lei preferisce, il soul, il jazz, il country, l'hard rock, e che quali secondo lei è diciamo, la musica che più interpreta le due Irlande che noi conosciamo. Io ci aggiungo un pezzo di mio e le chiedo che cosa è per lei la musica, che cosa ha portato nella sua narrazione. Yeah, I'm a bit confused about the two islands. What are the two islands? Forse sono un po' confuso sulle due Irlande. Cosa sono le due Irlande? Infatti credo sia un errore. A mistake. Italy isn't an island. I'm right, am I? Sì, infatti forse non è aggiornato. L'Italia non è un'Irlanda, vero? Non è che mi sbaglio. I'm always, un'isola, un gioco di parole. My taste in music is very broad, actually, and all the different types of music that were mentioned in the question, I like when it's good. I also like classical music, contemporary music. I have a look at everything, really. Music. I read this afternoon. I was reading a book by Tony Judd, who recently died. He was a great, great writer. And I can't remember the quote exactly. It was the last sentence in an essay. And he said, more or less, he said, we are words. That's the most important thing about us, is words. And I'm inclined to agree with them, because without them, we don't exist, really. But if we are words, I think I personally am also music. I don't know why exactly, but it... there's never been a time, you know, we all have points in our lives where we feel low. There's never been a time when music hasn't somehow reached me. And I can associate certain music with times when
I was feeling quite low. And there's nothing like music, I think. It's the most perfect expression of human brilliance. It's so abstract and seemingly so simple. Just one note followed by another note followed by another note. But it seems to do things that just words on paper can't do. I envy every musician I know. I wish I was a musician. I played a trumpet, but just to terrify my dogs. But so I don't know if this is an adequate answer, but it's a bit like men who don't know each other find each other quite comfortable very quickly if they both like football. And I think people who don't know each other immediately like one another when they like music. You know, that's as much as I could say. But it's a personal, it's a thread back to childhood as well. I remember when I was a very small boy listening to records by myself, and I still do. So I think it works in many, many ways. Sì, diciamo che io ho un gusto abbastanza onnivoro per la musica, non solo i generi che sono stati elencati nella domanda, ma anche la musica classica, la musica contemporanea. Stavo leggendo oggi un libro di Tony Judd, che è morto recentemente, è un bravissimo scrittore. Cito la sua frase di chiusura, non la cito esattamente perché non me la ricordo, ma sostanzialmente diceva: noi siamo parole. Vuol dire che la cosa più importante sono le parole, che noi non esistiamo se non ci sono le parole per dirlo. Ma per me, io esisto anche perché esiste la musica. Tutti quanti abbiamo avuto dei momenti nella nostra vita in cui ci siamo sentiti un pochettino depressi, e la musica è quella che ci serve in questi casi, è quella che mi ha raggiunto, l'ha raggiunto ciò che è dentro di me. Io associo la musica a queste situazioni, ma non soltanto, per esempio l'associo anche al fatto, non soltanto a quando sono stato depresso, ma anche per esempio da bambino, essermi messo lì ad ascoltare un disco, sentirlo per un po', e lo stesso faccio ancora adesso. Io invidio moltissimo i musicisti perché la musica è brillante, è astratta, è semplice, nota dopo nota, riesce a trasmettere alcune cose che le parole non riescono a dire. Ed invidio per questo i musicisti. Ma io quindi dico che certo, per me sono molto importanti le parole, ma prendiamo una situazione. Dei maschi, degli uomini che non si conoscono bene, di solito se si mettono a parlare di calcio dopo un po' si sentono a loro agio. Delle persone che non si conoscano bene, se scoprono di avere un interesse musicale, dopo un po' anche loro si sentono a loro agio. E quindi, come dicevo, sia perché è questo filo che mi riconduce alla mia infanzia, sia per tutte le cose che ho detto, per me la musica è una cosa assolutamente importante. E, diciamo forse l'ultima domanda poi, che è in inglese, per cui Vicky, per non farmi fare una figura ridicola, fai che lei traducila in italiano e poi gliela passi. Allora, la domanda che è di Alessandro Minelli, dice quanto segue. Che ne direbbe di scrivere dei nouveaux riches di Dublino del sud, cioè della parte meridionale della città di Dublino, per esempio del quartiere di Ballsbridge, e dei loro drammi, partendo dalla crisi del 2012 e dalla vostra prospettiva ironica e dolce amara che vi caratterizza. Oppure ancora una seconda domanda: quando è che leggeremo un romanzo di Roddy Doyle sulle bellezze turistiche nascoste dell'Irlanda? Buona giornata.
The nouveau riche of South Dublin. I live in a place called Clontarf in the north of Dublin. It's on Dublin Bay, so I can see South Dublin across the bay. When the tide is out, I could walk across to South Dublin. But I feel about as close to South Dublin as I feel to Tierra del Fuego at the tip of southern Argentina. I joke, of course, but I have, in some of my work that I wrote in the last decade, touched on the nouveau riche. Because my characters lived at a time when there was a lot of wealth in the country, or people thought there was a lot of wealth in the country. And can I write sympathetically about them? Yeah, I can. I feel very sorry for people who woke up one day 4 years ago to discover that they were destitute when they thought they were quite comfortable. I feel very, very sorry for them, actually. And in the novel I'm working on at the moment, because it's set today, I touch on that. My character's next door neighbor suddenly aren't in the house anymore. The house is deserted because they had to leave because they couldn't afford to pay their mortgage. And it's not a funny moment. So, and of course, a lot of the characters in my new book are frightened that the same fate waits for them. So it would be very callous of me to ignore what is in fact a large amount of people, because I don't know quite how you define a nouveau riche. There's a built-in criticism of whoever are called in the term nouveau riche. But there were a lot of people in the book, my book, The Van, which I wrote in 1989 and 1990, there were a lot of people who had absolutely nothing at all. 10 years later, some of them would have had quite a lot. So presumably they'd be included in the nouveau riche. So yes, I would feel very sympathetic towards them. But I wouldn't be sentimental, I hope. And then the second question, when will we read a Roddy Doyle novel on the hidden touristic beauties of Ireland? Never. If they're hidden, I've never seen them. I've seen the nice ones, and I think they're much better to go and look at rather than have me write about them. I don't do tourist spots. My characters wouldn't even notice them, I think. You know, they'd stroll by the cliffs of Moher and they wouldn't even know they were beside the sea. Allora, i nouveau riches di Dublino del Sud. Beh, io vivo a Clontarf nella parte nord e siccome la mia casa dà sulla baia, io riesco a vederla questa parte del sud della città, e quando la marea si ritira, quando c'è l'alta marea, allora io potrei addirittura andarci a piedi, ma la vedo lontana come fosse la punta della Terra del Fuoco in Argentina, battuta questa qui, però diciamo che mi sento molto lontano. Tuttavia, in alcuni dei miei lavori io ho sfiorato gli aspetti dei nouveau riche, perlomeno diciamo che se a questa definizione diamo il significato di persone che sono vissute quando c'era molto denaro in Irlanda o quando pensavano che ci fosse molto denaro in Irlanda. E poi, non so, per esempio, 4 anni fa si sono svegliati una bella mattina e hanno scoperto di non avere più una lira o un euro. E questo mi dispiace moltissimo per queste persone. Il romanzo che sto scrivendo attualmente, ed è appunto un romanzo che descrive questo periodo in cui stiamo vivendo, c'è un vicino di casa che a un certo punto sparisce, la casa è vuota, è deserta perché le persone non hanno più soldi per pagare il mutuo e quindi se ne sono andati, e non fa proprio ridere una cosa del genere. E ci sono degli altri personaggi a cui questo potrebbe succedere. Molti dei personaggi di quest'ultimo libro temono di potersi trovare in brache di tela da un giorno all'altro. Sarebbe molto cinico da parte mia ignorare, o da parte di tutti ignorare, che ci sono molte persone in questa situazione. Dipende anche poi come si definiscono i nouveau riche. Nella definizione nouveau riche c'è una critica implicita, ma in realtà, se ritorniamo ad un libro che io ho scritto nel 1989-90, Due per la strada, The Van,
anni in inglese, e lì ci sono delle persone che 10 anni dopo avrebbero potuto tranquillamente essere tra i nouveau riche. Quindi sono spiaciuto per queste persone, ma non mi faccio prendere da sentimentalismi. Per quello che riguarda la seconda domanda, io non ho mai scritto nulla, né scriverò mai nulla sulle bellezze nascoste dell'Anda turistica. Le bellezze, secondo me, tanto se sono nascoste non le ho viste. Le bellezze sono una cosa che uno va a vedere, e comunque io non ho questo spirito turistico né la voglia di descrivere dei luoghi turistici. Molti dei miei personaggi camminano come me lungo le scogliere e neanche si accorgono che c'è il mare lì vicino. Roddy Doyle ha scritto 2 libri che hanno come protagonista Paula Spencer, che è un personaggio che è stato molto amato. I libri sono La donna che sbatteva nelle porte e Paula Spencer. Ecco, ci chiede un'autrice, una lettrice, se ci sarà un seguito al libro di Paula Spencer. I don't know. I wouldn't say no, I wouldn't say yes. I thought, the reason I wrote the second one, the first one was The Woman Who Walked Into Doors, and that was published, I think, in 1996. And between 1996 and the following 8 years, when the next book I started writing in 2004, Paula Spencer, a lot happened in Ireland very quickly. Suddenly the country was being pointed out to as the great success story of Europe. People were migrating into Ireland instead of leaving Ireland. And I wanted to write something that reflected that. But I didn't want it to be a rags to riches story. I didn't want it to be about the nouveau riche. And I thought Paula would be a very wise guide, somebody who was always close to destitution, who now, although she has to work very hard, has sometimes money left over at the end of the week. And her 2 sisters actually seem quite well off. They're talking about buying apartments in Bulgaria. And I just thought it would be a nice angle to look at Ireland as it was in 2004. And of all the characters I've written, she's the one who stays with me more than any of the others, I suppose. So I can imagine myself some years down the line just adding the years to her age and seeing how things are now. But there'd have to be a good reason to do it. I've nearly finished my 10th novel, and there's only one of them that stands alone. Paddy Clark is the only character I've never revisited. All the other books have characters who have been in previous books. And I've no temptation to go back to Paddy Clark, but I would like, I think, just for the heck of it, to write a book about a character new. I don't, for this next one, I'd like to write about somebody that I'm just inventing and not go back to an old character. But Paula is possibly my favorite character of the ones I've written. So it is possible I would go back to write about her, yes. I think she was very hard to create. All writing actually is hard, but Paula was particularly hard, so I think once I'd invented her, I'm very reluctant to let go. Non lo so, non mi sento di dire di sì e non mi sento di dire di no. Il primo, che è quello che ho scritto nel 1996, La donna che sbatteva nelle porte, e poi dopo sono passati un po' di anni, nel 2004 ho scritto l'altro libro su Paula. Molto era successo in Irlanda nel frattempo, l'Irlanda era stato il paese che rappresentava il successo dell'Europa. Io però non volevo raccontare una storia che fosse dalle stelle alle stalle, oppure, anzi dalle stalle alle stelle, oppure una storia di nouveau riche.
Pola mi sembrava una buona guida che mi potesse accompagnare, perché in fondo è sempre stata quella che non aveva tantissimi soldi, che era sul punto di diventare una persona che viveva di nulla, ma col passare del tempo, pur lavorando sodo, alla fine della settimana le avanzava ormai qualche soldo. Le sue due sorelle sembravano avere una situazione un po' migliore, stavano discutendo se comprare delle case di vacanze in Bulgaria oppure no. Insomma, proseguire con Pola mi sembrava offrire un punto di vista molto interessante. È un personaggio che mi accompagna da tanto tempo, forse tra qualche anno potrei riprenderlo, ma dovrebbe esserci un buon motivo perché io scriva un terzo libro su Pola. Adesso sto scrivendo il mio decimo romanzo e se volgo lo sguardo indietro, vedo che l'unico personaggio che non ho riportato in più di un libro è Paddy Clark, non l'ho rivisitato. Gli altri invece, e non ho mai avuto la tentazione di farlo, gli altri invece sono tutti dei personaggi che sono presenti in più di un libro. E, insomma, diciamo che uno ci mette un bel po' a inventare un personaggio e Pola è uno dei miei personaggi preferiti, quindi sì, è possibile che io ritorni a visitare Pola. È stato uno dei personaggi più difficili da scrivere. Scrivere è sempre difficile, però lei è stata veramente uno dei più difficili da scrivere e quindi quando si trova un personaggio del genere uno è un po' riluttante ad abbandonarlo al ciglio della strada, a lasciarla andare. Quindi sì, è possibile che io torni in futuro a riscrivere di Pola. Allora, io prima di dare la parola ai lettori in sala vorrei permettermi di farle io una domanda. Io ho una curiosità, come dire, per come funziona, come ne parlavo prima con il nostro ospite Nevo, su come funziona la creazione di un libro, su come funziona la scrittura narrativa. E allora la mia curiosità è: da dove parte lei? Che cosa sente per prima? La voce del personaggio? Ha in mente una storia? Oppure ha un inizio che non sa dove va a finire? I rarely know what the end is, and although in some ways life would be easier if I did know what the end is, I think it's sometimes important that I don't know what the end is. Again, I don't want to be a bit silly, but if we approach somebody and ask them to dance, if we know what life will be like in 25 years' time, would we ask them to dance? So it's a bit like that, you know. You know, in a relationship, if you're lucky, you change, but so does your partner, and you adapt, and love remains. If I sat down to write a book that I'd planned so well that all I had to do was assemble it, it wouldn't be a very good book, I suspect. It's all about the words. And I think quite often the plot, it's not that it doesn't matter. It is, it's very, very important. But if the character doesn't sing somehow, nobody will really care. So a simple story like a bunch of kids forming a band, it's such a, you know, I don't know how many movies I've seen which do the same thing, and it's a constant on children's television in the afternoon, these American brats forming bands. It's how you tell the story, not the story, really. And that's where I become passionate. It's the English language, which I love, but it's the English language as used by people from the part of the world that I come from, including myself. And that's where I think I'm able to put the words down in such a way that makes the story just that bit, if you like, different, you know? And that's where all my attention goes. I get very anxious about plots because sometimes I seem to be approaching a locked door and I don't know if I'll be able to open it.
But that's part of the job, and by and large I've been able to bring a story to an end, and sometimes there are days where I just think I'm going to write something, but suddenly a great idea comes into my head and it keeps me going for months. But the writing is something of a discovery. And it starts, I try not to be too fussy, because if I write a sentence, I look at it again the day after. I'll then leave it alone, but I'll look at it again in some months. I usually do 3 or 4 drafts of a novel before I give it to my publisher. So if I'm writing at the beginning, it might be a bit vague and it might be a bit inadequate, but that's fine because I'll come back later and sort it out. And so usually, if I'm lucky, weeks into it, maybe months into it, in the case of The Woman Who Walked Into Doors, nearly a year into the writing, suddenly I realized I knew the character as well as I possibly could, and that's when the words began to sing, and that's later on I could go back to the early stuff and make it more convincing, I suppose. I hope that's the answer. Raramente conosco la fine del racconto, forse sarebbe più facile se lo conoscessi. A volte invece penso che sia molto più importante non conoscere la fine del libro. Diciamo che per esempio invitiate qualcheduno a ballare, se improvvisamente sapeste come si svolgono i prossimi 25 anni, forse non gli chiedereste di ballare con voi. All'interno di un rapporto voi cambiate, sperate anche che il vostro o la vostra partner cambi, perché altrimenti la cosa non funziona. Ma questa pianificazione, che se io appunto sapessi quella che è la fine del libro, mi porterebbe semplicemente ad assemblare, a montare le diverse parti del libro, e penso che il racconto non sarebbe un granché. Il raccontare riguarda le parole, certo che importa anche la storia e il racconto, ma se il personaggio non usa delle parole che non cantano, in realtà non gliene importa niente a nessuno di quella che è la trama del racconto. Prendiamo un esempio, che è quello di un gruppo di ragazzini che formano una banda. Ci sono film a go-go su questa cosa. Nel pomeriggio si vedono questi orrendi ragazzotti americani che si ritrovano alla TV dei ragazzi e formano delle bande, fanno delle cose, eccetera. Quindi non è la trama, ma è come questa storia viene raccontata che è importante. A me, io amo molto la lingua inglese, o perlomeno amo moltissimo la lingua inglese come è usata nella parte del mondo da cui vengo io, ma le parole, e le parole come le uso, le parole come cantano, sono ciò che può rendere una storia diversa. A volte sono molto preoccupato della trama, mi vengono le ansie, come se mi trovassi davanti a una porta chiusa e mi chiedo sempre se riuscirò ad aprirla quella porta, però grosso modo arrivo sempre alla fine. Una volta, magari, diciamo per esempio, scrivo una frase, poi il giorno dopo la riguardo e poi la riguardo magari un mese dopo. Scrivere è una scoperta, e questa è la definizione che io darei. Ma diciamo, non è che adesso voglio essere troppo, farlo passare come se fosse una cosa buffa, semplicemente scrivere è un lavoro, lo guardo un giorno, poi lo riguardo mesi dopo, a volte ci sono 3-4 riscritture prima di che io sia pronto a mandarlo all'editore. All'inizio magari la frase, se la rileggo il giorno dopo, è un po' vaga, non è ben definita, ma questa cosa non mi preoccupa perché tanto so che ritornerò, riguarderò e riscriverò. Se sono fortunato, allora il personaggio incomincia a cantare, incomincia ad usare delle parole che sono delle parole in musica. Per esempio, nel racconto che ho scritto della donna che sbatteva nelle porte, mi ci è voluto circa un anno per sentire che il personaggio era completo. A quel punto le parole di quella donna hanno cominciato a cantare. Spero con questo di aver risposto alla sua domanda. Allora, sì, ha risposto molto bene alla mia domanda, la ringrazio. Dunque, se c'è un microfono in sala, a questo punto, sì, io, tra l'altro ci sono dei lettori, qui abbiamo già una domanda.
Paolo, puoi fare anche tu una domanda se vuoi. I can speak to you in English. Then you will also translate yourself into Italian. Thank you. Ah, yes? Yes. Do I have to? They say that sometimes an excellent book makes a mediocre film, that the pictures maybe dilute the words or an individual's interpretation of those words as they read the book. Were you nervous about going into the process of turning words into words and pictures? And did you have, was there conflict with Alan Parker about the vision that you had, taking the vision, your baby from the book and turning it into a film? Italian? Well, non parlo perfettamente l'italiano, però proverò. Dicono che è un ottimo libro, ogni tanto genera un film un po' mediocre, perché diluisce le parole con le immagini. Eri nervoso di entrare nel processo di trasformare le tue parole in immagini, e c'era conflitto con la regista durante il processo di creare il film? I think allowing or having the opportunity or allowing one's novel to be made into a film can be seen at the exact same time in two ways. If you like film, it's a wonderful opportunity. But it's also, at the exact same time, a little bit nerve-wracking. And I would have felt exactly that when I was approached by quite a few people for the rights to the commitments. I met five different possible producers one afternoon in London, and there was only one, a woman called Linda Miles, who became the co-producer of The Commitments and then produced The Snapper and The Van, the other two films based on the novels. She was the only one who answered the questions that I had prepared the way I wanted them. I asked, would the language remain intact? And she said yes. The other said no. One of them wanted to resituate the story to New York. It would be American kids. Another said, and I remember the quote exactly, he said, the fuck quotient is too high. I think he meant that there was too many uses of that word and would have to go. And the other question I asked, would there be stars? And Linda said, no, of course not, because it would ruin the film. The other said, yes, there'd have to be. So I started working with Linda then. I wrote a version of the screenplay. And Alan came along later. You see, the thing is, at one point, when I'm writing a novel, I own it. I'm my own boss. When you become involved in a film, there's money. There's huge amounts of money. Even in a cheap film, there's huge amounts of money. And at some point, you must sign a contract so that money can change hands and the thing can start rolling. So I sign a contract, and it's out of my hands. And it was out of my hands for quite a considerable time. But when I met Alan, the same conversations arose. And he was scouring Dublin looking for people we'd never seen before. And he sent me a tape of the music that he was interested in using. So all the signs and all the noises were optimistic. They were great. But even the best intentions won't produce a good piece of work. So I think when I saw it finally, I was terrified, absolutely terrified. I didn't sleep a wink the night before. My wife sat beside me as if she was a nurse. And about 20 minutes in, I began to enjoy it. I began to relax. And Alan told me later he noticed that. You know, but it's a gamble. And even with The Snapper, it was a great experience, much smaller budget. Stephen Frears is another terrific director. Again, Stephen answering the same questions. Big, big gamble. It wasn't necessarily going to be a good film, and I think it is. I think it's a terrific film. So I was very, very lucky. But if you really want to be involved, you have to, at some point, hand over the baby
And it becomes somebody else's baby, actually, which is a strangely horrible experience. You know, give me back my baby. But they, in fact, what they do is they give you back two babies. They give you back the book and they give you the film. Now, what happens after that? I don't know. Maybe there's a third baby somewhere. I don't know. But we leave it at two babies. Allora, ci sono diversi modi per approcciare il fatto che un proprio romanzo, una propria storia diventi un film. Se uno ama molto i film, può essere una cosa molto bella, ma naturalmente è qualche cosa che anche può portarli sull'orlo dell'esaurimento nervoso. A me piacciono moltissimo i film e quindi per un certo verso ero molto contento di questa cosa. Però quando c'è stato, lì bisogna vedere come si approccia la questione. Per esempio, io ho incontrato 5 produttori nello stesso giorno a Londra quando discutevo di vendere i diritti del romanzo per un film. E Linda Myers è quella che ha risposto in maniera corretta alle domande, o corretta nel senso ha risposto alle domande così come io volevo sentire le risposte, e quindi l'ha fatto. E questo è stato vero anche poi per il Snapper, che è il film che è tratto dal libro, che era stato tradotto come La bella famiglia, e The Van, che è stato tratto dal libro, che è stato tradotto come Due per la strada. Ha risposto bene alle domande. Quando io ho chiesto, per esempio, il linguaggio rimarrà esattamente quello che era, mi ha detto sì, mentre se devo riferirmi ad un altro dei produttori mi aveva detto no. Poi pensavo, uno aveva detto non lo voglio in Irlanda, vorrei che diventasse un film americano, lo voglio a New York. Un altro mi ha detto che il quoziente di Fotti mi era un pochettino troppo alto, credo che volesse dire che la parola era usata troppo frequentemente. Poi quando avevo posto a Linda la domanda ci saranno delle stelle, lei aveva detto naturalmente no, mentre gli altri mi avevano detto certamente sì. Quindi a quel punto Linda ed io abbiamo scritto una versione, cioè ho scritto anche il copione, e poi quando è entrato Alan, anche lì la cosa ha funzionato esattamente come aveva funzionato con Linda. Certo che c'è un passaggio di denaro, perché a un certo punto bisogna mettere una firma, e nel mettere una firma questo vuol dire che c'è del denaro che passa di mano, ma se non si mette quella firma e il denaro non comincia a passare di mano, non parte nulla, il film non parte, e quindi a un certo punto bisogna farlo. Come dicevo, quando mi sono incontrato con Alan è successo la stessa cosa che era successa con Linda. Lui poi mi ha mandato un nastro della musica che voleva mettere, mi ha chiesto cosa ne pensavo, aveva fatto delle registrazioni di voce a Dublino, e quindi io sapevo che i suoni che ci sarebbero stati in quel film andavano bene. Comunque le migliori intenzioni non necessariamente già danno un buon prodotto, e quindi io ero assolutamente terrorizzato. La sera prima della prima non ho praticamente dormito, mia moglie si è trasformata in un'infermiera, mi ha tenuto la mano per tutta la notte. Insomma, sono arrivata a vedere il film alla prima, ma dopo 20 minuti mi sono rilassato, e Alan mi ha detto che aveva notato anche lui che dopo 20 minuti mi ero rilassato. È una scommessa, però. Lo stesso con lo Snap, con Stephen Frears, di nuovo è una scommessa, non c'è nulla da fare. Io ho avuto molta fortuna in questo, ma a un certo punto, se uno si coinvolge e decide che il proprio romanzo può essere trasformato in un film, è come dare il proprio figlio, dare il bambino ad un'altra persona, e uno sta lì e dice no, il bambino me lo tengo io, ma a un certo punto questo bambino va passato di mano. Non solo, ma tornano due bambini, perché torna il film e il romanzo. Forse ci dovrebbe essere anche un terzo bambino, però per adesso non lo so. So che per adesso ce ne sono due, e che è meglio che restino soltanto due. Io volevo fare 3 domande, ma molto difficili però. Volevo sapere se dopo George Best c'è qualche altro calciatore irlandese che lui ritiene un mito. Volevo sapere se, tipo Liam Brady per esempio, volevo sapere per che squadra di calcio fa il tifo, e volevo un suo parere su Giovanni Trapattoni.
Volevo un suo parere su Giovanni Trapattoni. At last. Sorry, the first one, George Best. I don't want to spend too long on football because I can see people falling asleep behind you there, but two players, Paul McGrath, who would be a hero of mine. I don't like inflicting heroism on on people too much, because I think as adults we should get on with our lives and leave our heroes alone. But I'm a great admirer of Paul McGrath, a great footballer, but also has tackled huge problems in his life. And the other is Roy Keane. Life would be hardly worth living if we didn't have Roy Keane. Roy Keane divided my country in a way that the British never managed. And that is some achievement. So I have huge regard for Roy Keane as a person, leaving aside his football. I follow Chelsea, which is currently managed by Roberto Di Matteo, and very well, so I'm very happy. And then Giovanni. Giovanni, I like Giovanni. I suspect, I don't know, does Giovanni have grandchildren? I would imagine that a room full of grandchildren, and when Giovanni walks into the room, they all start laughing. I think that's a great thing. I like him for various reasons. I like the way he carries himself. I like the fact that his English has got worse. I think that's quite unique. I like his interpreter. She seems to have a great time. She was in a lot of the TV advertisements with the rest of the Irish team, in among the team, in the run-up to the Euros, and I was thinking, she's probably the richest interpreter in the world. You must feel very jealous. But so I like them. And the fact is, the team isn't very talented. I've heard them on the radio, and they all, I suppose I get, the older I get, the more paternal I get, but they all sound like terrific young men, you know, and you really feel great about them. And they're the same age as my children now, you know, my older children, and you really want them to do as well, but there's not much talent there. And I think Giovanni has done great things in bringing them as far as they have. Because Jack Charlton, many years ago, he had much better players. He had Roy Keane, he had Paul McGrath, he had a list of brilliant players. Giovanni, and I'm calling him Giovanni, it's because, you know, I'll be good. Trapattoni doesn't have the same players. So I think he's brought a lot to Irish football. His dress sense is great as well. I mean, dunque, allora, George Best, cercherò di rispondere brevemente perché vedo già che alcune persone nel pubblico si stanno addormentando. Paul McGrath sicuramente è un mio eroe, però io non voglio essere influenzato dall'eroismo, penso che dobbiamo vivere la nostra vita e non inseguire l'eroismo che appendiamo alle vite delle altre persone. Poi Roy Keane, questo di sicuro, Keane è riuscito a dividere l'Irlanda in una maniera in cui i britannici non sono mai riusciti a fare, quindi le mie congratulazioni perché ha diviso il paese. Io, se per quello che riguarda, diciamo, io sono un fan del Chelsea, e che è guidato da Roberto Di Matteo. Per quello che riguarda Giovanni, che lui chiama Giovanni, mi piace moltissimo, lo vedo un pochettino come un nonno, deve avere molti nipoti che nel momento in cui lui entra in una stanza scoppiano a ridere, fanno storie, eccetera. Mi piace per vari motivi. Primo, perché ha un bel portamento. Secondo, perché il suo inglese è peggiorato, cosa unica più che rara, col passare del tempo. Terzo, perché la sua interprete che fa la pubblicità con la squadra deve essere diventata la più ricca interprete nel mondo, e poi guarda me, insomma, questo va benissimo e io sarò molto gelosa di questo. E poi dice, la squadra comunque non è una squadra di grandi talenti, mano a mano che passano gli anni forse un atteggiamento un po' più paterno io, e in fondo questi calciatori hanno l'età dei miei figli, quindi diciamo che io sono molto contento, vedo lì sono dei ragazzotti, lui gli fa fare tutto quello che può, ma diciamo che non ci sono dei grandi talenti, perché invece Charleston, quando c'aveva King, c'aveva McGrath,
erano cose molto diverse. E Giovanni va chiamato Giovanni e non Trapattoni, perché Trapattoni non dice nulla all'Irlanda. E come dicevo già prima, ha un ottimo gusto nel vestire e ha fatto moltissimo per il calcio irlandese. Dunque, visto appunto che l'ora si fa tarda, io farei ancora una domanda e poi, però prima di fare l'ultima domanda voglio fare un piccolo intermezzo pubblicitario prima che tutta la gente svicoli via. Allora, noi, come voi sapete, siamo tutti gli anni piangiamo miseria e piangiamo sempre di più miseria. Allora ci siamo inventati una tessera che non è una vera e propria tessera d'ingresso, perché noi vogliamo che questo posto continui a essere un posto libero, in cui la gente possa venire a prendersi il caffè, a leggere, a prendere in prestito l'iPad e quant'altro. Però bisogna che qui ci diamo da fare un po' tutti, e quindi abbiamo creato questa tessera di sostegno, che è, appunto, non è obbligatoria, ma ci fa tanto piacere se la fate, quindi... e che costa 15 euro, quindi insomma per tutto l'anno, e per gli under 30 10 euro. Vogliamo anche dire che nel frattempo noi abbiamo avuto una banca, la Banca Regionale Europea, che si è impietosita al nostro caso e ha deciso di sostenerci. Ecco, se appunto voi fate poi magari vi informate all'accoglienza, però abbiamo messo in piedi una promozione, e chi prende la carta Enjoy, che non, insomma, non costa niente, da Banca Regionale Europea, avrà i primi 300 avranno anche la nostra carta entusiasmo, però se andate in accoglienza vi raccontano tutti i particolari. Inutile dirvi che, insomma, quanti più farete quantomeno la tessera base, tanto più noi riusciremo a resistere in questi tempi bui. Niente, facciamo l'ultima domanda e poi lasciamo andare a dormire il nostro Roddy Doyle. Eccola lì. Good evening. My name is Carlotta. La faccio in inglese e poi la traduco. When you were a boy, a teenager, usually a teenager has a book that keeps beside the bed. For example, my book was Madame Bovary, and I read it and reread it. What was your book? Quando era un teenager, qual era il libro che teneva sul comodino, il libro che uno legge e legge? Voilà. I didn't have a book. There are books. I don't remember as a teenager rereading books. I read and then I'd move on to the next one. But for various reasons, there are books that I recall very vividly. One was Catch 22. Which was a brand new type of book. And I remember I was 15 when I read it, and I couldn't quite believe what I was reading, and it was just extraordinary. It was like a whole new world opening. And I went to see if I could find any more books by Joseph Heller, the author, and he hadn't written any at that point, and I was devastated, really devastated. And I began to associate books with the people who wrote them from then on. Another one is a novel by the Irish writer Flann O'Brien called At Swim Two Birds. And I read that with friends of mine, and there are absurd characters, cowboys who live in Dublin, for example, and the Dublin accent on the page was the best thing I'd ever seen. It was just amazing. Never seen it before. Never heard it on the radio. Never saw it on television. It was as if the biggest city in Ireland didn't exist officially. And then we saw this written in a book that was, I think, written sometime in the 1930s. And it was an amazing experience. And another one that I remember vividly, probably not the best book ever written, but The Exorcist. And I remember that vividly because it frightened the shit out of me. And I stayed up all night reading it because I was afraid to go to sleep. And I've never reread it. I've reread the other books. I've never reread The Exorcist, but I think I might, because I'd like to know what it was about it that frightened me.
Obviously the situation was frightening, but there must have been something about the way it was written that frightened me. But I remember there was a point where I was so frightened that this by no means wasn't one of those pleasurable fears. But I remember feeling after I'd finished reading the book that I'd achieved something huge by surviving the experience. And I think that must be some sort of compliment to the writer. But there are three today that I remember vividly. Non avevo un libro che ho letto e ho riletto, ma ci sono alcuni libri che io mi ricordo. Uno era Catch 22, che era un libro assolutamente nuovo per l'epoca. Avevo 15 anni quando l'ho letto, mi ha aperto un mondo. Sono corso poi in libreria il giorno dopo per scoprire che Joseph Heller non aveva scritto altri libri ed ero veramente distrutto da questo fatto, perché volevo assolutamente leggere altri suoi libri. Questa è stata la prima volta in cui ho associato un libro con lo scrittore. Questo è stato molto importante per me. Poi Flann O'Brien, che ha scritto un libro negli anni 30, The Swim to Birds, un libro un pochettino strano, cioè c'erano dei cowboy a Dublino, ma la cosa importante è che l'inglese dublinese l'ho visto scritto su una pagina per la prima volta quando ho letto quel libro. Questo accento di Dublino saltava fuori dalla pagina con forza, era qualcosa che non si sentiva all'epoca né per radio né per televisione. Era stato scritto, come dicevo, negli anni 30. E poi un libro che forse non è il più bello dei libri scritti, L'esorcista, ma è un libro che mi ha spaventato, mi ha fatto cagare addosso questo libro. E io sono rimasto sveglio tutta la notte, me lo sono letto, ma semplicemente perché avevo paura di addormentarmi a questo punto, quindi non l'ho riletto. Mentre gli altri poi nel corso degli anni li ho riletti, questo qui in realtà non l'ho ancora mai riletto, forse dovrei, se non altro per capire che cos'è che mi aveva tenuto sveglio e che cos'è che mi faceva paura. Io ero così impaurito da questo libro, e non era una di quelle paure che però danno un po' piacere, il piacere della paura, no, era proprio paura, che l'unica soddisfazione che ho avuto è stata quella di finirlo. Ho sentito come se avessi compiuto un'opera, completato un viaggio nel momento in cui l'ho finito. Ecco, questi sono i tre libri che io mi ricordo. Bene, io chiuderei qui, ringraziamo Roddy Doyle, e ringraziamo Vicky come sempre, che è un robot che veramente non perde una parola. Se volete magari farvi firmare il libro, Roddy Doyle è disponibile, e quindi e noi continueremo con questo esperimento, per cui anche nelle prossime occasioni potrete venire a cena col vostro autore. Grazie.